Ciao ragazzi, grazie intanto per aver pensato a me per fare questa ospitata parlando di disegno su tessuto, su pelle o su denim, in base a quello che state facendo. Io sì, sono una freelance, quindi una libera professionista, e vengo contattata dalle aziende, spesso di moda, come Dolce & Gabbana, come Furla, adesso sono le mie collaborazioni attuali, per fare delle customizzazioni sui loro accessori durante degli eventi che loro organizzano nelle loro boutique, generalmente in tutta Europa. In che cosa consiste fondamentalmente il mio lavoro in queste situazioni? Mi allestiscono un set, quindi in realtà è solo un tavolo, una sedia, io porto i miei colori e c'è un book, un menu dove un cliente può venire in boutique, scegliere un disegno, un design. Il cliente sceglie la borsa, sceglie dove posizionare il design e in tempo reale io realizzo la copia fondamentalmente del design che il cliente ha scelto. Allora, la mia formazione è una formazione un po' particolare, ho fatto liceo artistico, chiaramente, e poi dopo io vengo da un paese molto piccolo, vengo da un paese molto piccolo dove quando dicevi voglio disegnare nella vita ti dicevano sì, vabbè, ma dai, per lavoro cosa vuoi fare? Ma veramente cosa vuoi fare? E ho avuto bisogno in realtà di lavorare molto presto, quindi subito dopo il liceo, ahimè, ho lavorato per un mobilificio, dove il mio collega, che faceva architettura e lavorava part-time, faceva lezione e mi insegnava quello che gli insegnavano a lezione. Con questo poi presupposto, quindi ho imparato a utilizzare AutoCAD, ho imparato a utilizzare, io comunque facevo la progettista di questo mobilificio nel paesello. Quindi dopo qualche anno, con le conoscenze che avevo acquisito grazie al mio collega, quando mi sono spostata a Milano, mi sono iscritta a un master di scenografia. La mia formazione equivaleva, mi hanno fatto un test, la mia formazione, le conoscenze, scusatemi, che avevo, erano equiparabili a una laurea di 3 anni di architettura. E quindi mi hanno permesso di fare questo PhD al Politecnico di Milano su scenografia. Poi da lì, in realtà, ho sempre lavorato come scenografa, ma avendo sempre disegnato, sono entrati altre offerte di lavoro. Io ho fatto un periodo in cui disegnavo tutti i giorni qualcosa da poter mettere su, avevo al tempo il blog, comunque per gridare al mondo, io disegno, ehi, ciao, io disegno. E questo in Servizio. realtà ha funzionato, mi ha portato tanti contatti. Questo è il mio spazio. La tavolozza e i colori in ordine più o meno cromatico per mia comodità, il boccettino dell'acqua, chiaramente, un pezzo di carta Distintabile. e i pennelli. Fine. Allora, in realtà, come prima cosa, vi faccio vedere che i colori sono dei boccettini piccoli, ci sono anche boccettini più grandi, però spesso per gli eventi è molto più comodo. Quando asciugano, quindi io posso poi formare un nuovo colore tranquillamente sulla mia tavolozza, anche se è sporca. Io in realtà avrei una domanda sul fatto se preferisce disegnare magari soggetti astratti o più realistici, cioè se ha un soggetto magari in particolare che preferisce disegnare, magari in questo caso noi abbiamo i fiori che dobbiamo disegnare, però non so se lei ha qualche invece soggetto principale. I fiori sicuramente sono tra le tematiche più adatte per la customizzazione di questo tipo di prodotti. Allora, io vado un pochettino a periodi, ma come se dovessi fare delle tele, per cui c'è sicuramente stato il periodo del fiore, però il fiore è proprio quello, copia dal vero, quindi proprio con tutte le come fare un quadro olio. E quindi queste borse tutte molto ricche. Poi ho attraversato la parte più minimale, dove quindi, che è un pochettino quella che vi sto facendo vedere oggi, dove ci sono un pochettino più righe, più semplici, più minimale in realtà, un po' meno carico e magari cercare di fare delle valutazioni cromatiche un pochettino più specifiche. Forse sono un pochettino più sul minimale adesso, perché trovo più interessante cercare magari palette di colori adeguate piuttosto che proprio la pittura. Dipende un po' anche da come uno si sente, perché
perché per dire, per me pitturare è anche uno sfogo, quindi se ho bisogno di sfogarmi sicuramente è una fase più pittorica, quindi una fase dove sto lì, mi misto i colori, me li sfumo, è più anche di introspezione se vogliamo rispetto a faccio le righe, faccio delle cose geometriche. Volevo chiedere una cosa riguardo al pennello che utilizzi. Per Ok. comodità stai utilizzando un pennello fine oppure per il disegno e la resa? Allora, io spesso, allora, è molto importante la gestione degli strumenti, ecco, anche questa era una cosa che volevo dirvi. Quindi i pennelli vanno sempre puliti, devono essere sempre a posto. Questi pennelli io li sto usando da tantissimi anni, però sono comunque a posto. Io generalmente utilizzo delle punte, medie, ho anche il pennello molto sottile. Spesso però utilizzo anche pennelli più grandi, perché comunque se il pennello sono ovviamente punte tonde. Se il pennello è tenuto bene, la punta tonda anche di un pennello grande è finissima. Per cui in realtà quelli piccoli non li uso quasi mai. Uso delle grandezze medie anche per fare delle cose sottilissime, perché comunque il pennello tenuto bene ha anche proprio per fare le iniziali. Se vogliamo, che magari è la cosa che deve essere più lineare, è importante avere la mano ferma, perché il pennello comunque non finissimo, quindi nel mio caso di una misura media, mi può anche dare il gioco di pressione, per cui posso passare dal fine, 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 ma se schiaccio un po' di più, chiaramente il mio tratto diventa un pochettino più dinamico. Volevo sapere su che tessuti solitamente Oltre alla disegna, pelle. oltre alla pelle. Spesso sul camoscio, perché comunque ci sono molti accessori di camoscio, anche sul denim e su diversi tipi di tele, per cui anche le Converse, io utilizzo comunque gli sì, vari tipi di canvas, utilizzo comunque gli stessi colori e hanno comunque una buona resa. Volevo chiederle se è sempre stata soddisfatta di quello che ha disegnato. Allora, nel momento in cui chiudevo un disegno, quindi ok, il lavoro è finito, sì. Nel momento in cui lo rivedevo dopo un mese, E no. Questo questo succede. capita a tutti, Angela. Questo succede tuttora spessissimo. Cioè, a distanza di un mese, ma anche di meno, riguardo magari i lavori passati, dico, magari avrei dovuto, magari lì era meglio fare un'altra. Perché si cambia. Perché cambiamo noi, perché cambia la moda, perché magari nel frattempo ho fatto un viaggio, ho visto delle cose bellissime che mi hanno dato degli stimoli creativi differenti e quindi la stessa cosa oggi la gestirei in un modo diverso rispetto a 2 settimane fa. Però è anche il bello, nel senso che ci sono sì tante regole da seguire a livello tecnico, però a livello di espressione non abbiamo delle regole noi. Più siamo creativi e più ci saranno più proposte, più saremo differenti dagli altri. Qui è molto importante anche essere il fatto di essere differenti, di non essere tutti omologati nello stesso prodotto, perché se no non avrebbe senso, non ci sarebbe neanche mercato per tutti, se vogliamo, se tutti facessero la stessa cosa nello stesso modo. Per cui è giusto metterci del nostro e nell'arte si mette di solito quello che è il nostro bagaglio di esperienze. Allora, questa più o meno è la resa di quello che abbiamo fatto oggi. Un consiglio che vi voglio dare è invece di chiedere, proprio chiedere qualsiasi cosa alle persone che vi possono insegnare qualcosa, che vi possono consigliare qualcosa, che vi possono parlare dell'esperienza, perché tutto arricchisce. Grazie Angela, anche per queste parole, non solo quello che ci hai fatto vedere, quindi il workshop live in diretta, ma anche di queste pa parole che sono fondamentali per loro. Grazie a voi, grazie a tutti. Bocca al lupo. Viva il lupo!